Al Museo archeologico di Olbia, culla del passato, la città è volata verso il futuro con il Festival dell'Aerospazio, il primo nell'isola organizzato dall'ASTEC. La Sardegna fa la voce grossa su innovazione tecnologica e settore aerospaziale. Nei 2 giorni di evento, oggi 11 e domani 12 maggio, è ovviamente saltata fuori la questione sulla candidatura di Sosen Athos per ospitare l'Einstein Telescope. Il sito di Lula è in lotta con Olanda e Germania. Conferenze, ma al primo piano della struttura anche simulatori e laboratori per scuole, per prendere confidenza con droni, rover e la tecnologia che viene usata direttamente nello spazio. Nelle conferenze presenti relatori scientifici e vertici territoriali per fare il punto sul contributo dell'Italia all'esplorazione umana verso Marte. Poi tutto un filone sulla space economy territoriale. Da Olbia, per esempio, si parla di applicazioni nella nautica. Invitato dall'ingegnere aerospaziale Marilisa Pischedda dell'ASTEC, domani il super ospite è l'astronauta Paolo Nespoli, che incontrerà direttamente studenti e studentesse. E ad Alghero si sono dati appuntamento i maggiori esperti italiani di ginecologia ostetricia per il 32esimo congresso nazionale dell'AIUG, l'Associazione Italiana di Urologia e Ginecologia. Una 3 giorni terminata oggi in cui si sono svolti corsi teorico-pratici e tavole rotonde sulle principali patologie della donna. Sentiamo il servizio di Manuela Muzzu. Oltre 140 esperti nell'ambito della ginecologia e dell'ostetricia provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento ad Alghero per il 32esimo convegno nazionale dell'AIUG, Associazione Italiana di Urologia e Ginecologia. È la prima volta che la Sardegna ospita il congresso, nel corso del quale è stato nominato il nuovo presidente dell'associazione, il professor Giampiero Capobianco, direttore della clinica di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Nel corso della 3 giorni si sono svolti corsi teorico-pratici rivolti ai medici specializzandi e alle studentesse del corso di laurea in ostetricia e nelle diverse tavole rotonde ospitate all'Hotel Catalunya sono state affrontate tutte le tematiche legate alle patologie che nella donna possono compromettere il funzionamento del pavimento pelvico, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare nel percorso di cure. Ampio spazio è stato dedicato a disfunzioni quali l'incontinenza, disturbo che colpisce milioni di persone e spesso sottovalutato e per cui anche in Sardegna, come in altre regioni italiane, l'AIUG auspica l'adozione di un PDTA, percorso diagnostico-terapeutico assistenziale. L'obiettivo del PDTA in campo uroginecologico è quello di consentire alla donna di avere una risposta alle sue problematiche nel più breve tempo possibile e di avere la miglior cura possibile in tutte le città e i presidi ospedalieri consultoriali e centrali nelle hub, negli SPOC della regione Sardegna. E non solo perché l'obiettivo è quello di creare un PDTA, diciamo, che si unifichi a quelli delle altre regioni italiane. Centrale anche il ruolo della robotica, di cui l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha fatto largo uso a partire dal 2022. Soltanto nel primo anno di attività sono stati eseguiti oltre 200 interventi, numeri che hanno portato l'azienda di Viale San Pietro al primo posto in Sardegna e tra le migliori a livello di performance di tutto il centro-sud Italia. Questa mattina il direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, Giulio Plastina, con alcuni collaboratori ha consegnato agli studenti delle scuole elementari e delle medie l'album fotografico Lo scrigno della biodiversità, un arcipelago da scoprire. Sentiamo il servizio del nostro Claudio Ronchi. Questa iniziativa del parco, realizzata in collaborazione con Passumalu, associazione di guide arcipelago di La Maddalena, ha interessato in tutto 600 tra ragazze e ragazzi delle scuole elementari dell'Istituto San Vincenzo, delle scuole elementari di Moneta e Via Carducci, nonché delle medie di Via La Fornace. Le foto, consegnate in un contenitore insieme all'album, sono state realizzate dal fotografo Fabio Presutti. La consegna dell'album, dal titolo Lo scrigno della biodiversità, un arcipelago da scoprire, è stata anche l'occasione per un'ulteriore sensibilizzazione, fatta a voce dal direttore dell'ente Giulio Plastina, sulla biodiversità, appunto, flora e fauna, così preziosa e da salvaguardare nel territorio e nelle acque del parco. Oggi abbiamo consegnato agli studenti delle scuole elementari e medie della Maddalena l'album che riporta i principali endemismi presenti nel Parco Nazionale dell'Arcipelago
della Maddalena. Ad ogni alunno è stato consegnato un album con le figurine, in modo tale che attraverso il gioco e questo strumento che tutti quanti noi abbiamo usato da bambini possano riprendere il gusto della scoperta del nostro territorio attraverso il gioco. E apriamo la nostra pagina sportiva col Cagliari nella Serie B di calcio. La squadra rossoblu sabato alla Unipol Domus affronterà il Palermo. Il mister dei rossoblu, Claudio Ranieri, chiede concentrazione per la sfida con il rosanero senza pensare ancora ai piazzamenti in chiave playoff. Ma sentiamo il servizio di Francesco Aresu. Non è ancora tempo di pensare ai playoff. Passiamo ai motori perché è stata presentata a Sassari la 28esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara che fra sabato e domenica toccherà alcuni dei centri principali del nord-ovest della Sardegna. Sentiamo i servizi. Riaccende i motori il 28esimo Rally Internazionale Golfo dell'Asinara che si disputerà nel fine settimana fra Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Stintino e Alghero ed è stato presentato oggi, 11 maggio, nel centro Martini Racing a Sassari. Una sessantina i team alla partenza per una manifestazione che dopo il riavvio dello scorso anno è stata promossa al rango di Coppa Rally di Zona 9, della quale sarà l'evento di apertura stagionale. La stagione dell'Automobile Club di Sassari è iniziata in maniera molto strepitosa e continuerà ad esserlo con questo nuovo evento che abbiamo riproposto nel mese di maggio perché l'anno scorso era stato organizzato ad ottobre, coinvolgendo tutto il territorio del nord-ovest Sardegna. Le prove sono molto impegnative e anzi permetteranno agli equipaggi proprio di sfidarsi in, potendo anche visitare e vedere dei punti diversi dell'isola. Sì, dopo il Costa Smeralda che si è concluso un po' di tempo fa siamo di nuovo sui campi di gara con Rally dell'Asinara. Diciamo che il 70-80% saranno piloti locali, piloti sardi. Tra i favoriti Giacomo Scattolone e Sauro Farnocchia su Volkswagen Polo R5 direttamente dal campionato italiano assoluto che insidieranno il podio di Auro Siddi e Giuseppe Mazzoni vincitori dell'edizione 2022. Partenza da Castelsardo sabato alle 14.30 con arrivo a Sassari dopo aver toccato Sennuri e Sorso, domenico da Sassari rotta per Stintino e arrivo ad Alghero, previste anche 8 prove speciali. E questa era l'ultima notizia di oggi, il TG Live termina qui, grazie per aver scelto ancora una volta le frequenze di Teleregione Live. Buona serata. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.